Bentornati sul canale Italia, oggi con le ultime notizie come Aurora Ramazzotti, per lei il dono più bello da parte del papà. E sulla gravidanza, arrivano le parole che tutti attendevano. Ormai parlato tutti di lei come futura mamma e dei suoi genitori famosissimi come nonni rock. Loro però restano in silenzio e non confermano esplicitamente ma nemmeno smentiscono. Parliamo ovviamente di Aurora Ramazzotti e dei suoi genitori, papà Eros e mamma Michelle, che sarebbero al settimo cielo. Per il momento nessuno di loro si sbilancia e pare che per volere di Aurora sia vietato parlare della gravidanza. Proprio lei ha chiesto di rispettare il suo silenzio. Poi però parlando del regalo che il cantante le ha fatto cede. Ecco che cosa ha detto, Eros Ramazzotti ed il nuovo album, c'entra anche Aurora. Eros Ramazzotti è tornato. A distanza di 4 anni dal suo ultimo album in studio, ha sganciato il suo ultimo lavoro, Battito Infinito, presentato in anteprima mondiale a Siviglia. Tra il pubblico, emozionatissima, c'è anche la figlia Aurora. Anche lei, in verità, ha messo mano al progetto, l'album, infatti, porta anche la sua firma. Una novità ed un debutto nel mondo della musica per la giovane che ci va con i piedi di piombo cercando di evitare critiche e polemiche. Ho un sacco di canzoni nel cassetto. L'idea è stata di mio padre, ha raccontato a Il Messaggero ribadendo come Eros sia molto protettivo nei suoi confronti e cerca sempre di proteggerla. Poi però ha aggiunto, un giorno mi ha detto, vieni a trovarmi in studio. Aurora Ramazzotti conferma tutto, le parole che volevano tutti. Aurora è al settimo cielo, fiera che suo padre l'abbia coinvolta in questo progetto nato nel cuore della pandemia. Lei è giovanissima, ha 25 anni, è una nota influencer, presentatrice e a breve anche mamma. Molto più giovane di Eros che a 33 anni dedicò a sua figlia una delle canzoni più iconiche del panorama italiano, l'Aurora. Proprio parlando di questo, in aeroporto la figlia del cantante ha detto, sorridendo. Ormai non è più solamente a lei mia canzone, è diventata di tutti. Adesso, però, c'è un nuovo capitolo che si apre, insomma se prima ha chiesto silenzio e rispetto su un momento tutto suo con la gravidanza, dall'altro con questo modo dolce e carino lo ha confermato a tutti. Lei sarà mamma ed Eros nonno per la prima volta, cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.